Quadisti, team Honda Cozzi, no, ci dicono che ci potrebbero dire che facciamo le interviste al team Cozzi solo quando va tutto bene e quando vince. Anche oggi, in gara 1, una gara dove è successo di tutto, ma il team Cozzi non ha mai mollato, come Nicola non ha mai mollato. Bellissima il ripristino della sella in parco chiuso, poi ci racconterai come hai fatto. E ultima posizione, partiti, attacco alla prima posizione, piccolo errore di guida, rimonta, perdita della sella, ultima posizione, attacco tutti, Montalbini e Cozzi Docet, quarta posizione in tranquillità a fine gara dopo una rimonta spettacolare. Giuliano, anche quando va male sono stati portati a casa punti pesanti, la moto è andata benissimo, il tuo pilota è andata benissimo, come hai fatto a rimettergli sulla sella? Ma ne avevi una di scorta o sei riuscito a recuperare? La sella direi che era meglio che non la perdevamo, non abbiamo mai perso una sella in 5 anni, se riusciti a perdere anche una sella. Direi che quest'anno è andata, non lo so, ce le abbiamo addosso tutte, io penso che va tutto storto, non ne va bene una, che non so. È facile vincere quando va tutto bene, solo i campioni riescono a limitare i danni, a portare a casa punti pesanti, sì, quando va tutto che, male. Direi che quest'anno qua proprio penso che Michele Maceratesi in testa al campionato. Parliamo di Michele, nella, purtroppo. Nella prima manche ha fatto un incidente, oggi non partecipa nelle due manche tutte e due e quindi perdiamo la testa al campionato. Beh, ha preso una grossa botta, Giulio. Sarebbe rischioso a ma quei livelli. Ma infatti io non ho niente, nulla da recriminare con Michele, ma capisci che comunque ricordiamo una botta senza alcuna colpa, si è girato, si sono toccati dei concorrenti. Poi davanti proprio all'inizio di gara, Nicola, io penso, io non voglio criticare nessuno perché è giusto non criticare nessuno perché tutti si è qua a lavorare, ma io non riesco a capire come si possa bagnare una pista quando si disputa la manche della categoria regina, si bagna la pista e si fresa una pista di questo genere, non perché Nicola si è girato, perché ci mancherebbe, non voglio, ci sta l'errore, ci sta lo sbaglio, ma su questo tipo di terreno non si può arrivare all'ultima manche a creare una sicuramente una, i primi giri dovevano guidare sulle uova. Un pilota in rimonta. Cioè, è una categoria tirata dove tutti ci sono un sacco di piloti stranieri, c'è una bagarra incredibile. Non riesco a capire come si possa mettere una pista quando era asciutta, non faceva polvere, niente, creare una cosa. Bastava non fare però, nulla, era per la Quizzuni sarebbe sicuramente stato. Piangere sulle altre cose non conviene. Quello che dico è che insomma la sfortuna quest'anno ci sta proprio massacrando, però noi andiamo avanti, che dobbiamo fare? Avanti, viene preso un po' da sconforto, ma beh, nella Q5 comunque se hai portato a casa un buon terzo posto. Ma la Q5 mi ha portato a casa un buon terzo posto, ma Certesi ha fatto la pole, Nicola ha fatto la pole. E io penso che noi, bene o male, il mercogliano, l'argentino in Q4 ha fatto terzo e è stato secondo fino all'ultimo giro, insomma. Cioè fino alla fine, no, ha fatto secondo. Infatti ha fatto pensando. Secondo. Grande lotta perché poi c'è stato. Cioè, quindi penso che il team, le moto e tutto ci sono. Io dico quest'anno, se non possiamo parlare di sfortuna, io non so più cosa dire, insomma. Vabbè, dopo però la sfortuna arriverà la fortuna, no? Giuliano, chissà quando. Dai che già vabbè, per gara 2 speriamo che vada bene. Giuliano, qualche modifica al settaggio delle moto per lo stato della pista della Ma adesso è tutto da vedere, perché se si asciuga e tutto, abbiamo chiesto prima, hanno detto che l'avrebbero bagnata, non l'avrebbero bagnata, poi arriviamo lì, il lago di... vabbè. Sempre un correre all'ultimo minuto, alle sì, piccole ma ancora all'ultimo minuto va bene così. Okay. Grande Giuliano, ti salutiamo, comunque complimenti per i risultati ottenuti e ci rivediamo dopo gara 2 per un nuovo punto della situazione. Va bene, Giuliano grazie Cozzi, ancora. Team Honda. Grazie.